traffico. No, Stefano! Oh! Quello è zio! Chi è che fa la bolla? Falle tu, grave, c'è. Attenzione,
Aspetta. Guarda un po'. Ce l'hai fatta? Spero di sì. Laura, giù, oh, rigori, avanti, oh, Pietro Mori, tutto, tutte le cose, vai, vai, alle 2-3, Bruno, però se non ti levi già io non riesco a fare, me ne vado che me, dai, no, mettete davanti, dai, qui mi metto, qua, guarda la Santina, la bandiera ce l'ha fatta. Ovviamente grazie di questa iniziativa, credo che portare la libertà, portare la fratellanza con le moto, con l'idea più bella di occupare le strade, di sostituire alle strade dei rapinatori, dei violentatori, dei prepotenti, sostituirla con una strada di amicizia, di bellezza, di libertà, è la cosa più bella che fanno i motociclisti da sempre. Lo fanno così, istintivamente. Lo fanno una comunità fatta di gente rifiutata. Per noi è un coraggio grandissimo. Per noi è una preghiera bellissima, fatta da chi ha fede e da chi non ha fede. Non cambia nulla. Ci dà coraggio, ci dà il coraggio a questi ragazzi che sono qui accanto a noi, a questa gente che ora lavora, li vedete che cucinano, tutta gente che in realtà non esiste, e invece esiste, esiste e è qui e contribuisce a creare una fratellanza. Ora noi questo vostro gesto bellissimo lo vogliamo considerare un inizio, vogliamo sfidare ancora di più. Vogliamo sfidare accanto alla bandiera più grande che abbiamo, il tricolore, vogliamo così annunciare che già l'anno prossimo, il 10 settembre, vogliamo portare questa voglia di libertà, questa voglia di fratellanza, di amicizia, di umiltà, diciamo la verità, quello che rimane della cavalleria, che sono i nostri motociclisti, i nostri centauri, li vogliamo portare a lasciare un saluto all'altare della patria. Ci apriamo le iscrizioni, l'anno prossimo chiederemo di lasciare un fiore ai caduti all'altare della patria, chiederemo di passare sui fori imperiali un esercito di pace, un esercito di umiltà al posto degli eserciti che ammazzano. Ecco, noi ci piace far vedere che c'è un esercito bello, che è mutuo soccorso, che è uguaglianza e fratellanza, e chiediamo di portare questo amore ai caduti all'altare della patria, cioè ai caduti che nessuno conosce, che nessuno onora mai, i dimenticati, i caduti, i poveri, i soldati senza nome, di tutti gli eserciti, di tutte le battaglie, perché non ci siano più battaglie, non ci siano più guerre, non ci sia invece uguaglianza e fratellanza nel mutuo soccorso. Chiederemo di sfilare sui fori imperiali, sul Colosseo, e poi verremo qui a mangiare in semplicità, a brindare per quelli che nasceranno e per quelli che sono caduti sulla strada. E quindi io vorrei concludere questo breve discorso col saluto a tutti i centauri caduti sulla strada, col canto dei soldati. Il silenzio è il modo che hanno i soldati per dormire la notte, si addormentano col silenzio. Per questo ci piace dedicare a tutti i centauri caduti il silenzio dei soldati, perché non muoiono, ma perché quelli che sono caduti siano addormentati in pace e vivono nella nostra semplicità e nella nostra fratellanza sulla strada.
Sì, poi faremo la messa per benedire tutte le moto, con padre Max che è il sacerdote insieme a padre Carlos, che da sempre vengono qui quando c'è la pioggia, anche quando siamo in cinque a dire questa messa povera. Come vedete la gente ci porta anche così dei doni per mangiare, per sopravvivere, e li portiamo sempre alla messa. E poi sempre alla messa diamo i contributi alle persone che stanno qua, quello che otteniamo offrendo il pranzo, offrendo oggetti di pelletteria, e li ridistribuiamo davanti a Gesù, così non c'è manipolazione, non c'è niente. Qui alla fine ci guadagna il senso dell'umanità e basta. E quindi infatti vedete, ci sono questi prodotti, oggi ce l'hanno portati delle suore che non vedo ma che sono qua, che anche loro combattono contro il pregiudizio, contro l'emarginazione, con la loro preghiera povera, e anche devono combattere con gente che gli rompe le scatole anche a loro. Incredibile, cioè non ci sono parole, non so manco che dire, però le incoraggiamo ad andare avanti nella loro fede, nel loro modo di essere donne che si donano senza volere nulla in cambio, e quindi le ringraziamo anche dell'esempio che ci danno, e siamo contenti che stanno qui con noi oggi, le vedremo e gli diciamo che gli vogliamo bene, che non si devono scoraggiare contro quelli che le vogliono mandare via da dove sono, e staranno con noi, non c'è nessun problema. Va bene, poi abbiamo... Poi abbiamo invitato, c'è il trio binario, che sono dei ragazzi che suonano da sempre qua con noi, musica irlandese, e saremo contenti insomma di sentire anche la loro musica dopo la messa. Va bene, diciamo ci salutiamo, speriamo che nelle nostre moto abbiamo sempre, possiamo sentire sempre la forza del vento selvaggio. Questo momento di preghiera, la nostra messa, chi vuole partecipare si avvicina. Iniziamo consapevoli che siamo radunati insieme da credenti da un amore grande, che è l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E col tuo spirito. Oggi che è domenica non celebriamo la risurrezione, ma la viviamo, viviamo l'incontro tra di noi con il Signore Gesù, che ci permette di risorgere dalle nostre pieghe oscure, dalle nostre fragilità e anche dalle nostre chiusure, dai nostri piccoli egoismi. Riconosciamo di avere bisogno di una spinta, di avere bisogno di un amore più grande, perché il nostro non basta, e chiediamoglielo domandando perdono. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona il nostro peccato e ci conduce alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre, Tu sei veramente conforto dei poveri e di chi soffre. Non abbandonare nessuno di noi nella nostra miseria, nella nostra fragilità. Il Tuo Spirito d'amore ci aiuti non solo a credere con il cuore, ma a testimoniare con le opere che Gesù è l'unico Salvatore, per vivere secondo la sua parola e il suo esempio, certi di salvare la nostra vita solo quando avremo il coraggio di donarla completamente. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba e non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino e mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme: camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli, ero misero ed Egli mi ha salvato. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E col tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Non è facile da accogliere queste provocazioni che oggi Gesù ci dà attraverso il Vangelo, perché ce le hanno insegnate male, no? Ci hanno insegnato che bisogna sopportare la croce, è vero o no? Ci hanno insegnato che bisogna accettare il dolore. Niente di tutto questo, ha detto Gesù, niente. Sono tutte cose distorte. Quando Gesù dice, vuoi venire con me, prendi la tua croce, non subisci, prendi. Prendere significa che io devo fare un'azione, è un'azione consapevole. Prendere la croce, chi prendeva la croce? Significava prendere il patibolo e andare fino al supplizio rinunciando a difendersi. Ma chi è che rinuncia a difendersi? Chi sa spendersi per gli altri. Solo chi sa amare veramente rinuncia a difendere se stesso, ma per amore, non perché è scemo, per amore. Come saprebbe fare sicuramente una madre, se assennata, no? Con i figli. Rinuncia a pensare a sé, ma per amore, non perché è stupida. Quindi, vuoi venire con me? Non proteggere te stesso. Prendi la croce, cioè scegli di amare fino a scordarti di te. Scegli di fare il bene di tutti, non solo di qualcuno, di tutti. E allora puoi dire che sei mio discepolo. Se no sono parole. Quando Gesù dice, chi sono io? La gente dice tante cose, ma ognuno ha la sua idea. Lasciateli parlare, sono parole. Tutti hanno il mio nome in bocca, ma non vivono. E voi che dite di stare con me, rispondete a questa domanda. Io per voi chi sono? Cioè, quanto ci avete voglia di coinvolgervi veramente, di spendere la vostra vita? Non si tratta di dare la risposta a una domanda di teoria, no? Una domanda di catechismo. Gesù non ci chiede, dimmi chi sono, dimmi la frase esatta, no, ci chiede, vuoi giocare la tua vita per un mondo migliore? Questo è il mio progetto, io per questo sono venuto, per rendere il mondo più umano, ma il mondo non si rende più umano, né col potere, né con le poltrone, né con le raccomandazioni, né con le astuzie, né difendendo se stessi. Il mondo lo rendi più umano se tu agisci da uomo, e uno è uomo quando ama. Uno è uomo quando si consuma per una causa giusta, e la causa non deve rimanere teoria, deve essere una cosa. Avete sentito la lettera di Giacomo? A che serve se uno dice che c'ha la fede, ma poi la sua vita non parla con le opere? No? Se viene qualcuno a chiederti aiuto, tu gli dai una pacca sulla spalla, gli dici ti voglio bene, però poi non lo aiuti. A che serve? Sono parole. No? Fatti carico. Perché se tu ti fai carico, il tuo amore, agli occhi del mondo sarai uno scemo, sarai un fesso perché, no? Ti stai caricando di un peso che non è tuo, ma sappi che quell'amore che viene deriso, vituperato, messo sotto i piedi, insultato, non sarà inutile, ucciso non è inutile, io e tutta la mia vita sarà tolta di mezzo, ma dopo 3 giorni risorgo, che non vuol dire che bisogna contare i giorni. È un modo per dire che quell'amore non andrà sprecato mai, perché Dio non lo permetterà. Questo significa risorgere. Questo significa credere che chi si spende, anche se agli occhi del mondo appare un ingenuo, uno stupido, mette un seme che prima o poi porta frutto. Prima o poi porta frutto. Questa è la fede. La fede ti porta ad agire, a spenderti anche quando gli altri non lo fanno, a donarti anche quando gli altri non lo fanno, ad amare in modo maturo. Perché molti amano in modo banale, e il modo banale è questo, che molti pensano che l'amore sia stare bene, sentirsi bene, quindi prendere, no? Qualcosa che mi fa star bene. No, amore non è prendere, è dare. Per il bambino è prendere, perché il bambino non è maturo. Una persona adulta, amare significa dare. E uno quando dà? Quando non ha nulla da difendere, quando si scorda di sé, quando si prende anche 2 schiaffi in faccia, ma
non risponde con la stessa moneta perché ama. Guardate che quando Gesù dice porgi l'altra guancia, non invita ad essere inattivi. Porgi l'altra guancia non significa stare fermi, significa rispondi alla violenza con un amore più grande e inchioda chi ti colpisce perché resti disarmato, resti disarmato. Ma per questo richiede una grande libertà interiore, una grande libertà interiore. Chi invece si lascia condizionare dagli istinti non è libero, è schiavo, e il primo istinto è quello di proteggere noi stessi, ma ogni volta che noi proteggiamo noi stessi stiamo togliendo qualcosa a qualcun altro. Ogni volta che come persone, ma anche come collettività, anche come popolo, anche come continente proteggiamo noi stessi, vuol dire che stiamo facendo un danno a qualcun altro. Chi vuole veramente il bene si consuma senza guardare per chi lo sta facendo. Allora si è maturi, perché se una mamma è in grado di consumarsi per i figli, non lo fa solo per istinto materno, lo fa perché è umana, e un essere umano non si consuma solo per i figli, è capace di spendersi per tutti. C'è gente che ha dato la vita per gli sconosciuti, perché altri fossero liberi, e questa libertà come ce la giochiamo? E qualcuno se la frigge la libertà, qualcuno l'ha ricevuta in dono e non le dà un valore e gioca a fare il bambino. È un dono prezioso che è costata sangue la nostra libertà. Cerchiamo di non perderla, non solo per onorare chi ha dato la vita, ma perché la nostra vita ci abbia un senso e raggiunga una meta e sappia spendersi con amore. E se questo è un invito che vogliamo raccogliere dal Signore, diciamoglielo, dicendogli la nostra fede, con questa semplice parola, credo, diciamo insieme, io credo, Signore. Io credo, Signore. E ora lo vogliamo invocare, gli vogliamo rivolgere la nostra preghiera, non tanto per delegare a Lui quello che dobbiamo fare noi, ma lo preghiamo per non sentirci soli, per sentirci accompagnati ogni volta che ci prendiamo un impegno, anche quando è faticoso portarlo avanti, non siamo soli. Preghiamolo e diciamo ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ecco, ognuno può pregare secondo ciò che il cuore gli suggerisce, sì, nel silenzio, nell'intimo, ma se lo facciamo ad alta voce, se qualcuno vince la timidezza, è più bello perché si condivide una preghiera. Potete farlo qui, venendo al microfono, ma anche stando a posto. Basta che alziate la voce. Signore, ti preghiamo per Ekrem, che è al Gemelli, che speriamo che riescano a curarlo. È stato con noi tanti anni, ha lavorato il rame, facendo i portacandele, perché perché gli zingari pensano che con la luce delle candele vengono gli angeli. E quindi speriamo che guarisce. Preghiamo per Massimo, che oggi è qua con la chemioterapia, che riesca a guarire anche lui. Ti preghiamo per tutti quelli malati e morenti, che non perdano la dignità davanti alla morte, che non siano abbandonati, che ci sia sempre qualcuno che li incoraggia e gli dà una dignità nel momento più difficile. Ti preghiamo per i nostri ragazzi, che la notte quando dormono nella casa famiglia non si sentano soli, capiscono che anche se per tanti motivi sono lontani dalle loro famiglie, noi li vogliamo bene, che un giorno torneranno nelle loro famiglie, oppure qualcuno li ospiterà come figli, anche che siamo tutti figli dello stesso padre, e che per noi sono importanti, che li vogliamo bene e che non li abbandoneremo mai. Per questo noi ti preghiamo. Signore, ti preghiamo perché ognuno di noi riesca a guardare il fratello, il prossimo, con occhi colmi di amore, di perdono,
di misericordia, pensando sempre che siamo tutti un'unica famiglia, che nulla ci deve dividere, ma soltanto dobbiamo essere tutti come un unico cuore, un'unica anima, per il bene di chi ancora non conosce Dio. Per questo preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quelle donne e quegli uomini che prendono botte tutti i giorni, si sentono emarginati, esclusi, dimenticati tutti i giorni, eppure non perdono la speranza e cercano la dignità del vivere, magari scappando da violenze, da situazioni di povertà imposte, perché conoscano la gioia della nostra accoglienza e della nostra fraternità. Preghiamo. Preghiera anche per la maggior parte di tutti voi che oggi è qui e che è venuta con queste moto, perché il vostro viaggiare abbia sempre una meta, perché tutto quello che fate sia sempre simbolo di un cammino che ci porta tutti a maturare e a crescere nel dono. Per questo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Accogli, Padre, queste nostre povere preghiere, accogli quello che abbiamo nel cuore, che non riusciamo a dirti, e accogli anche con dolcezza le nostre paure, e tutti i freni che ci impediscono di fare timidamente un passo. Fa che possiamo sentire che tu sei fedele comunque a noi, quando stiamo bene e quando stiamo male, quando abbiamo voglia e quando non ne abbiamo. Tu resti fedele e ci sostieni solo, esclusivamente, con l'amore, e anche quando ci fai sentire un rimprovero è sempre d'amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ti benediciamo, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di salvezza. Nei secoli, Signore. Signore, accogli con bontà il pane e il vino, segno della nostra disponibilità a vivere il dono, la comunione tra noi, e fa che ciò che ognuno di noi imparerà a spendere per la tua causa giovi davvero alla salvezza del mondo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Veramente è giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente dell'amore maturo e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai radunati qui, intorno alla tua mensa. Oggi questa tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa di quella domenica senza tramonto, quando finalmente l'umanità tutta intera entrerà nella piena fraternità e nella tua pace. Allora noi vedremo veramente il tuo volto d'amore e loderemo senza fine la tua misericordia. Ora, con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre,
ci sostiene in ogni momento del nostro cammino, soprattutto in questo momento in cui Gesù tuo figlio ci raduna per questa cena. Egli, come fece con i suoi discepoli, ci svela il senso delle scritture, spezza il pane per noi. E allora ti preghiamo, Padre, manda il tuo spirito su questo pane, su questo vino, perché il tuo figlio sia presente in mezzo a noi con il tuo corpo e il tuo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Padre buono, celebrando questo memoriale della morte e della risurrezione del tuo figlio, annunciamo l'opera del tuo amore. Tu lo hai chiamato accanto a te, Gesù, a guidare, nonostante il male, la storia verso la piena fraternità. Guarda, Padre Santo, questa offerta. E Cristo stesso che si dona col suo corpo e il suo sangue e col suo sacrificio ci apre a tutto il cammino verso di te, che sei l'amore. Padre di misericordia, donaci allora lo spirito dell'amore, lo spirito di Gesù tuo figlio. Rendici forti col pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nel dono di noi stessi. In comunione col nostro Vescovo, il Papa Francesco, tutto il tuo popolo e ogni uomo e ogni donna disposti a camminare nell'amore. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, affinché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali solo tu hai conosciuto il cuore e la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Anche a noi, al termine del nostro viaggio terreno, concedi di giungere nella pienezza del tuo amore, nel mondo nuovo dove tu ci attendi. Ora, in comunione con la Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora, prima di condividere questo sostegno che ci permette di spenderci gli uni per gli altri, il pane del cammino, della vita che è il Signore stesso, vogliamo riconoscerci tutti legati tra di noi e pregare come ci ha insegnato Gesù, pregare al plurale come un'unica famiglia. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli
e ripeti a noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace, che è forza di fraternità, di riconciliazione. Ti preghiamo per questo dono, non guardare il nostro peccato, guarda invece la nostra fede, la nostra speranza, il desiderio di camminare nel tuo amore, e donaci unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore Gesù risorto sia sempre con voi. E col tuo spirito. Ci possiamo tanto stringere le mani, ma anche con uno sguardo, con un gesto, scambiamoci più che il segno, il dono della pace e l'impegno della pace. Ora spezziamo il pane eucaristico, segno della vita donata del Signore, e segno anche di quella che è la nostra meta. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dici soltanto una parola e io sarò salvato. Chi è qui vicino può venire per la comunione, e chi desidera fare la comunione, magari io faccio un giro, se volete datemi un segno tenendo la mano tesa, così metto il pane sulla vostra mano. Preghiamo. La forza di questo dono, Padre, ci pervada davvero corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, spesso di paura o di egoismo, ma l'azione del tuo spirito d'amore. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. E anche oggi noi, come facciamo tutte le domeniche, accanto alla messa di Gesù, accanto all'altare di Gesù, facciamo il richiamo alla preghiera islamica per dire a tutti i fratelli musulmani, a ricordare i fratelli musulmani sfruttati, sottomessi nel mondo, sfruttati dai violenti, sottomessi da padroni malvagi che li sfruttano, li dividono e li istigano alla violenza, per dirgli che sono nostri fratelli. Non sarà la religione a dividerci, non sarà la religione a metterci uno contro l'altro, noi non lo permetteremo. E mentre faremo il richiamo alla preghiera islamica, ricorderemo insieme tutti i bambini e le famiglie ebree bruciati nei campi di sterminio tedeschi, per dirgli che anche loro non si sentano soli, per dirgli che non accadrà mai più. E poi diremo: Dio è uno solo, nella lingua romanè degli zingari, che sono i più derisi, i più umiliati di tutte le comunità.
per dirgli che non ci danno fastidio quando frugano nei cassonetti, anzi quando loro frugano nei cassonetti insieme a quella loro mendicare ci vediamo Gesù e gli chiediamo scusa se sono costretti a vivere frugando, cercando i rifiuti nei cassonetti, ma non li abbiamo abbandonati, non li lasceremo da soli e li daremo anche a loro una dignità. E in questa loro preghiera ricorderemo le tribù somale, divise, abbandonate in Somalia, messi uno contro l'altro, dominati dagli stranieri, per dirgli che sono un grande popolo. Siamo stati 10 anni con loro come amministrazione fiduciaria, non li abbandoneremo come fanno tanti. E penseremo anche alle tribù Tuareg nel deserto, abbandonati, che non hanno il diritto a vivere come un popolo, che non hanno il diritto a parlare con la loro lingua, a mangiare le loro pietanze, a usare la loro arte. È la stessa cosa per le tribù Tebu e per tutte le tribù disperse nel mondo, che siamo una umanità, una fratellanza unita dietro a Gesù. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا Amarek Baradel. Noi chiudiamo sempre la messa domenica con la preghiera del mendicante, la faremo dopo, e con questo che è un momento importante, forse è il culmine. Abbiamo accolto il dono della parola del Vangelo e abbiamo fatto la comunione nel sacramento, ma la comunione poi ha bisogno dei fatti. E quello che si dovrebbe fare sempre, ogni volta che si celebra questa comunione, questa messa, è condividere. E lo si fa non a parole, ma lo si fa nei fatti. Ecco, alla fine di ogni messa noi siamo abituati, dopo aver fatto la comunione con Gesù, farla tra di noi, condividendo il frutto del lavoro di una settimana. Non è un'elemosina, non è una carità, è un dividere, secondo il bisogno di ciascuno, quello che è il frutto del lavoro della settimana. Allora diciamo grazie a Stefano. Che è su. Alissa. Sta lavorando. Valentino. Valerio. Kevin. In pizzeria. Aldo. Pizzeria. Rino. Giorgio e Franco. Stanno lavorando. Tirana. Tutti lavorando. Vasvia. Tutti al lavoro. Però li nominiamo tutti. Federico. Bravo. Ottobre. Ottobre dov'è? Sta lì ottobre. Vabbè, dai. Alex. Massimo e Tiziano. Stanno in cucina. E Lorenzo. Bravo Lore, forza! Forza! Miriana, brava! Francesco.
la signora per... Volevamo ringraziare le nostre sorelle che oggi sono venute qua da noi, ci hanno portato il dono, l'olio, la pasta, i fagioli, come vedete, e quindi le ringraziamo per questo loro modo di pregare e di donarsi e di creare sopravvivenza. Quindi grazie di essere qua. C'è una nostra amica che oggi è qua da noi, che ci sta lasciando un'offerta, la ringraziamo di esserci, di far vedere che c'è il dono, che è un miracolo dare senza volere nulla in cambio e che ci dà una fratellanza. Grazie con tutto il cuore. E poi ci sono i nostri amici, siete voi, che oggi ci avete fatto un miracolo grande, vi state dando un assegno bellissimo, grazie! Pazzesco, questo è un miracolo, capito? Poi dicono cos'è dare quando una mano chiede e una mano dà a noi. Tante volte ci è sembrato di vederci Gesù e ce lo vediamo. Grazie, grazie. Ora facciamo la nostra preghiera, quella che la facciamo da sempre, sono 10 anni che facciamo questa preghiera. Preghiera del mendicante. Dammi, mio Dio, ciò che ti resta. Dammi ciò che non ti viene domandato mai. Io non ti chiedo il riposo, né la tranquillità, né quella dell'anima, né quella del corpo. Io non ti chiedo ricchezza, né il successo. Tutto ciò, mio Dio, ti viene tanto chiesto che ormai non devi averne più. Dammi ciò che gli altri rifiutano di avere da te. Io voglio la tormenta e la mischia, e che tu me la dia, mio Dio, definitivamente, che io sia sicuro di averle in ogni momento, perché non sempre avrò il coraggio di chiedertele. Dammi quello che gli altri non vogliono, ma dammi anche l'orgoglio, la forza e la fede. E adesso, prima di andare a pranzo, per chiudere, ovviamente ogni volta chiudiamo la messa chiedendo la benedizione del Signore. La chiediamo per tutti noi. Ci è stato chiesto di benedire anche simbolicamente le moto che sono qui, ma in realtà la benedizione va alle persone, no? Perché un oggetto rimane un oggetto, poi è l'uso che se ne fa che è buono o cattivo, no? Allora invochiamo la benedizione del Signore su di voi. E sulla vostra strada, perché la strada vi porti sempre a dare il meglio accanto ai più deboli, come avete scritto sulla maglietta. Accendete? Signore sia con voi. Col tuo spirito. Ci benedica tutti il Dio della vita e della speranza, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E ora nell'amore che abbiamo donato e ricevuto dal Signore andiamo e facciamo crescere la pace. Rendiamo grazie a Dio. Buon pranzo a tutti.